in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica stola o maxi sciarpa che io ho deciso di chiamare Ginger. Questo perché il filato che ho utilizzato si chiama proprio Ginger ed è della Lana Mondia. È questa bellissima cake, guardate che stupenda, da 250 grammi che misura 725 metri. Il colore che ho scelto io è il 901, che ha queste fantastiche sfumature, io le definisco tramonto perché c'è il giallo, però molto cupo, c'è questo viola, c'è questo lila, veramente fantastico. Ogni gomito è formato dal 70% microfibra PC, 30% lana vergine merino. Per realizzare questa stola, che mi è venuta lunga circa 223 cm, io ho utilizzato una sola cake lavorando con l'uncinetto al numero 5. In descrizione, come sempre, vi metterò il link al mio sito Filati Elsa e voglio farvi vedere altri due colori presenti sul sito, che sono questi qua. Questa è perfetta se volete una stola maxi sciarpa da poter più abbinare. Questa ha dei colori ancora più belli perché c'è questo viola alternato al blu, ma vi sono anche altri colori. C'è lo sfumato tutto blu, quindi fantastico perché ricorda le sfumature del mare, e c'è un altro filato, uno mi è finito, però ho un altro colore ancora disponibile che è lo sfumato con il rosa e uno particolare ottaneo, quasi un verde, anche quello fantastico. Io però mi sono innamorata di questo colore ed è per questo che ho deciso di fare questa stola maxi sciarpa appunto con questo colore. Per quanto riguarda la lavorazione, come vi ho detto, io ho lavorato con l'uncinetto del numero 5. I giri da fare sono 6, che vanno sempre ripetuti, e si forma questa sciarpa alla fine, o stola, dove potete vedere che qui abbiamo una striscia sempre diritta, mentre sotto si formano queste sorte di scalini con questo punto molto particolare, però semplicissimo da fare. E vi dirò, sembra quasi una coda di drago, solo che non va a crescere perché la lunghezza è sempre la stessa per tutta la lunghezza, infatti, della stola, scusatemi, la larghezza resta sempre la stessa, solo che si formano questa sorta di scalini. Io la adoro, è veramente bellissima. Ed essendo così lunga, vedete, una la può indossare sia come stola, come in questa maniera, oppure proprio come una maxi sciarpa, perché possiamo avvolgercela più volte attorno al collo. Oppure anche una sola volta, come preferite, e vedete, tiene veramente caldo. Io la adoro, è fantastica. Possiamo poi legarcela in vari modi. Io potrei anche benissimo farla passare sotto in questa maniera. Perfetta, fa in modo naturalmente che si veda anche la lavorazione. È bellissima ed è caldissima proprio perché c'è la lana vergine merino e c'è anche la microfibra. È bellissima. Lavorazione semplice, quindi veramente un progetto molto facile e molto veloce da lavorare, anche perché, come vi ho detto, si lavora con l'uncinetto il numero 5. Detto ciò, spero che anche questo progetto vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare la nostra stola o maxi sciarpa, io ho deciso di utilizzare il filato della Lana Mondia linea Ginger, che è questa bellissima cake da 250 grammi che misura 725 metri. Il colore che ho usato io è il 901, però qui, come potete vedere, ne abbiamo un altro che ha queste bellissime sfumature del grigio e del nero, se volete qualcosa di elegante da mettere la sera, o se volete qualcosa di ancora più particolare. Abbiamo anche questo che ha invece queste bellissime sfumature del viola, del blu, ma sul sito trovate anche altri due colori, anche se mi sbaglio che forse uno è già terminato, però c'è anche un altro sfumato del colore dell'oceano, c'è uno sfumato del rosa con un ottaneo chiaro più o meno, comunque ci sono diverse colorazioni. Allora, vi dico già che per montare questa stola io ho montato un totale di 42 catenelle, che equivalgono a circa 32 centimetri, e la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 2, a cui poi vanno aggiunte 4 catenelle, scusatemi, sì, 4 catenelle. Io adesso vi farò vedere su un piccolo campione come andare a lavorare, però mi raccomando, se la volete più grande, a parte le mie 42 catenelle, andate ad aumentare sempre di 2, 2, 2, in modo tale, se volete farla più larga, di aumentare, visto che un multiplo di 2, diciamo
diciamo di almeno 4 o 6 catenelle se la volete fare con un filato più sottile o se la volete più larga. Naturalmente se fate un filato più sottile dovete aumentare di parecchio, quindi direi di almeno un multiplo di 2, quindi di almeno 12 se non anche 16 catenelle, quindi 48, 42 più 12 o 42 più 16. Dovete fare voi capire quanto la volete larga. Io ripeto, la mia è larga circa 32 centimetri. Quindi, detto ciò, andiamo a fare il nostro lavoro e andiamo a realizzare. Due catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo delle mie catenelle di base, ne salto due, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, una catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e di nuovo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Devo continuare così fino ad arrivare a quasi finire la mia striscia di catenelle. Vi devono avanzare un totale di 4 catenelle, quindi io continuo a lavorare in questa maniera finché non arrivo verso la fine. Vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, prendo il filo, entro nell'ultima catenella e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, rientro un'altra maglia alta. In totale dobbiamo avere 4 maglie alte e abbiamo finito così il primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro. All'interno dell'archetto di 2 catenelle andiamo a fare, io non faccio una maglia bassa, vado direttamente a lavorare 3 maglie basse, quindi 1, 2, 3. Archetto successivo 3 maglie basse, 1, 2, 3. Archetto successivo 3 maglie basse, 1, 2, 3. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo il filo, entro nella quarta delle mie 5 catenelle e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva e poi vado a fare una maglia alta dove ho la maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella e continuo così per tutto il secondo giro. Quindi una maglia alta dove ho la maglia alta, una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella. Continuo a lavorare così per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo e come iniziare poi il terzo. Sto per terminare il secondo giro, quindi vado a fare una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta dove abbiamo la terza catenella che qui voleva la nostra prima maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione e iniziamo a fare il terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Continuo così per tutto il terzo giro fino ad arrivare qui, poi vi farò vedere come continuare a fare il nostro terzo giro, quindi a come terminarlo e come iniziare poi a fare il quarto. Come vedete, sono arrivata quasi alla fine del mio terzo giro. Vado a fare una catenella, ho fatto l'ultima maglia alta sopra la maglia alta, vado a fare una catenella, salto una catenella, entro una successiva e vado a fare una maglia alta. 5 catenelle, 1,
2, 3, 4 e 5. Vado direttamente dove ho la seconda maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte. Quindi qui ne abbiamo 3, le saltiamo, andiamo qui dove abbiamo la seconda e di nuovo andiamo a fare le nostre 4 maglie alte separate da 2 catenelle. Quindi prima maglia alta, 2 catenelle. Prendo il filo, rientro, seconda maglia alta, 2 catenelle. Rientro, terza maglia alta, 2 catenelle. Rientro, quarta maglia alta. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro. E andiamo di nuovo a fare 3 maglie alte, 3 maglie basse nel primo archetto. Una, due, tre. 3 maglie basse nel secondo. Una, due, tre. 3 maglie basse nell'ultimo, 1, 2, 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho la quarta delle mie 5 catenelle e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nell'ultima catenella e poi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. E una maglia alta in ogni archetto di una catenella e continuiamo così per tutto il quarto giro. Vi farò vedere come terminare il quarto, come riniziare il quinto giro. Sto terminando anche il quarto giro, vado a fare sempre una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella e una maglia alta dove ho la terza catenella. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro e realizzo sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Continuo così quindi fino a ritrovarmi dove ho l'ultima delle mie maglie alte. Vi farò vedere come continuare il nostro quinto giro e poi quindi come terminare e iniziare poi il sesto e ultimo giro. Ho fatto quindi l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro precedente, vado a fare una catenella, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo salto il primo gruppo di 3 maglie basse, vado dove ho il secondo, entro nella seconda maglia alta e andiamo a fare nella seconda maglia bassa, andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientriamo seconda maglia alta, 2 catenelle, rientriamo terza maglia alta, 2 catenelle, rientriamo quarta maglia alta. Quindi abbiamo terminato così anche il nostro quinto giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro. E di nuovo andiamo a fare direttamente 3 maglie basse nel primo archetto di 2 catenelle. Quindi una, due, tre. Archetto successivo 3 maglie basse. Una, due, tre. Archetto successivo 3 maglie basse, 1, 2, 3. Invece di fare 5 catenelle, questa volta ne facciamo 3. 1, 2, 3. Vado sempre dove ho la quarta catenella e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva e di nuovo andiamo a fare una maglia alta dove ho la maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, quindi maglia alta dove ho la maglia alta, maglia alta dove ho l'archetto di una catenella. Continuo così per tutto il mio sesto e ultimo giro. Poi vi faccio vedere come terminare, come ricominciare il primo e vedete che il primo ci fermeremo un po' prima, quindi vi farò vedere come fare di nuovo il primo giro per fare in modo che venga lo scalino come in questa maniera.
Allora, sto per terminare il sesto giro, vado a fare una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta all'interno della terza catenella. Allora, adesso, come vi ho detto, dobbiamo ricominciare a fare il primo giro e quindi dobbiamo rifarlo uguale. Se vi dovete andare a contare le maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quindi nel mio caso dovrò rifare 15 maglie alte. Se non volete contare 15 maglie, dovete fare, quando andate a fare una maglia alta separata da una catenella, ne dovete qui lasciare libere 10. Quindi io mi giro, vedete qui, stessa cosa. Ho molte più maglie alte, ma qui per riandare a fare il primo giro, l'ultima maglia alta la faccio lasciandomi 10 maglie alte libere, 3, 6, 9, 1, 10. Quindi questo non cambia, cambia il numero di maglie alte separate da una catenella, ma qui vanno sempre lasciate 10 maglie alte. Quindi io, scusate, mi giro con la lavorazione e rivado a fare il mio primo giro. Quindi vado a fare 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta, una catenella di separazione, salto una maglia e vado a fare la mia seconda maglia alta. Catenella, salto una maglia e vado a fare la mia terza maglia alta. Come ho detto, io di maglie alte ne devo fare 15, ma se non volete stare a contare le maglie alte, quando andate a lavorare dovete fare in modo che qui ve ne mancano 10 maglie alte. Vedete che l'ultima maglia alta in corrispondenza sarà uguale all'ultima maglia alta del primo giro. Quindi primo giro, primo giro, primo giro, primo giro dei nostri 6. Quindi continuo e poi vi faccio vedere come andare a lavorare. Quindi ho fatto le mie 15 maglie alte, vedete, sono in corrispondenza con la prima come con l'ultima del mio primo giro e vado a fare 5 catenelle, salto 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella sesta, quindi qua me ne avanzano 4 libere e vado a fare le mie 4 maglie alte separate da 2 catenelle, quindi prima 2 catenelle, rientro seconda, 2 catenelle, rientro terza maglia alta, 2 catenelle, rientro quarta maglia alta. E a questo punto si ricomincia tranquillamente a fare il secondo giro, quindi 3 maglie basse in ogni archetto di 2 catenelle. Una, due, tre, una, 2, 3, 5 catenelle, vado nella quarta catenella e vado a fare una maglia alta, vado nella quinta catenella e faccio una maglia alta e poi vado a fare una maglia alta dove ho la maglia alta, una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella. Quindi ricordatevi sempre, i giri da fare in totale sono 6. Quando fate il primo giro, ricordatevi di lasciare qui 10 maglie alte libere. Ricordatevi che il giri pari, quindi scusate, i giri pari, quindi il secondo e il quarto dovete fare 5 catenelle, al sesto giro invece ne dovete fare soltanto 3. Questo vi permetterà di non avere qui una catenella troppo larga, ma che si faccia appunto questa striscia in questa maniera. Quindi io continuerò a lavorare, come potete vedere, sto lavorando la mia stola o maxi sciarpa. Voglio finire di lavorare tutto il mio gomitolone, naturalmente vi farò sapere quanto mi è venuta lunga. Allora, io ho terminato di fare la mia maxi sciarpa o stola e vi dico che mi è venuta lunga 223 centimetri, quindi dall'inizio fino alla fine, eccola, mi è venuta lunga 223 centimetri e sono riuscita ad usare, ho questa cake diversa, ma l'intera cake, me ne è avanzato veramente poco. Quindi ripetiamo, se volete farla un po' più corta, però più alta, allora andate a mettere almeno 4 o 6 catenelle in più rispetto a me, in modo tale da averla un po' più allarga e questo vi permetterà di averla un po' più corta. A me, essendo una voglio usarla sia come stola sia come maxi sciarpa, 223 centimetri vanno più che bene. Quindi la nostra maxi stola o maxi sciarpa è terminata.